abbiamo ecco, Fernando abbiamo. Signorini dall'Argentina. Buonasera Fernando. Ciao, buonasera, come stai? Bene, bene. Napoli, buonasera. Manda un grande applauso a te. Fernando, stiamo... Sì, sì, sì. Stiamo parlando di Diego, perché sul palco con me c'è Marino Bartoletti, c'è Mimmo Malfitano, c'è Mimmo Carratelli, Carlo Alvino, Ciccio Graziani, un parterre de rois con Anellucci e la Scozzafava. Ma Diego verrà a festeggiarli questi 50 anni a Napoli? Tornerà prima o poi a Napoli? Innanzitutto un saluto a tutti, me lo ricordo benissimo a ognuno di loro. È sempre la nostalgia di tornare a Napoli. In quanto a Diego non lo so, perché manca poco tempo per il suo compleanno, sì. E ancora non ha deciso. Io sicuramente giovedì devo essere con lui a cena e qualche cosa parlerò, anzi le racconterò di tutti gli amici che in questo momento stanno lì in quel teatro, però non te lo posso dire perché è una decisione che deve prendere lui, ovviamente. Senti Fernando, ti faccio fare una domanda da Mimmo Carratelli, che tra l'altro ha scritto il libro su Diego, sui 50 anni di Diego. Va bene. Non solo preparatore, ma grande amico, forse unico vero grande amico di Diego. La domanda è: come sta Diego? Ciao Mimmo innanzitutto. Diego credo che è molto, ancora molto amareggiato per quella decisione che ha preso la AFA in suo confronto, che lo ha lasciato fuori della nazionale, però sicuramente come l'ave Fenix, tu sai che lui rinascerà, anzi credo che ancora un'altra volta in piedi sicuramente andrà avanti perché la sua vita è stata così, non vedo perché adesso deve cambiare, no? C'è anche Mimmo Malfitano e poi Marino Bartoletti che volevano farti delle domande e poi ti salutiamo. Mimmo Malfitano, prego. Ben trovato. Oh, come stai Mimmo? Bene caro, bene. Che tristezza sentirci solo così e non vederci. Fernando, senti, ma volevo chiederti quante possibilità ci sono che possiate ritornare alla guida della nazionale argentina? No, io penso che secondo me nessuna, perché anzi credo che non la nazionale argentina, ma l'ambiente della nazionale argentina, dei dirigenti che hanno preso questa decisione, non credo che Diego merite di tutto così con della gente che si è comportato molto male con lui, perché senza di lui, senza tutte le cose che lui ha fatto con la nazionale argentina, loro non sarebbero oggi al posto dove sono nel calcio mondiale. No? Allora, Marino Bartoletti e poi salutiamo Signorini dall'Argentina. Marino. Ciao Fernando, un piacere sentirti. Senti, una domanda tecnica molto delicata. È ancora i riccioli biondi o sei diventato pelato come Graziano? Ancora alcuni ci sono. Pochi. Non ha usato il mio shampoo. Meno male. Ciccio Graziani. Evidentemente non ne ha più. Allora, senti, tu hai detto che sogna di tornare a Napoli, è vero Fernando? So che Diego ha un grande desiderio, fare l'allenatore del Napoli? Sempre, anzi, io non faccio nulla perché cambia di idea, Ma tornate insieme allora? Ma sicuramente, prima vado io, guarda cosa dico. Ma perché sei in contatto con De Laurentiis, ha bisogno di un nuovo preparatore, no? No, però è un desiderio, anzi, tornare a Napoli forse è il sogno più bello che... Allora guarda, Fernando, prendo un impegno a nome della dottoressa Visone, editore di Canale 9. Domani, e lo prendo avanti a tutto il teatro, domani il nostro Diego De Luca ti chiamerà, ci dici la disponibilità e noi facciamo un volo intercontinentale, così vieni al San Nazaro che ti saluta e ti aspetta. Grazie Fernando. Grazie a tutti, un bacio a tutti, un bacio a Napoli. Grazie a Fernando Signorini. Ho visto la produzione di Gol Show agitarsi, che sanno che ci hanno da bigliettare. Vabbè Emilio, noi gli facciamo la business class, via, c'è lo sponsor, e se c'è lo sponsor hai voi. Allora, una cosa, certo, poi chiudiamo. E loro hanno vissuto anche in maniera molto intensa Maradona.
però ti garantisco che le cose più belle probabilmente le hanno viste coloro che tutti i giorni frequentavano Soccavo e lo guardavano dopo aver finito l'allenamento. Concedeva quella mezz'ora di spettacolo e più pioveva, più il campo era allagato, c'era fango dappertutto e lui più si divertiva a fare sforbiciate, colpi di testa. Era un divertimento assoluto perché lui ha amato il pallone e lo ama. Per lui non è una questione di soldi, è vita il pallone. La cravatta te l'ha regalata Maradona? No, io ho ben altri ricordi di Maradona, che sicuramente questa me l'ha regalato mia moglie ad un valore superiore. Però. Questo bravo, è molto bello. Bene. Siccome tua moglie sa che io amo giocare, e ben lì, pensavo te l'avesse regalata Felice Caccamo, però siccome l'ha regalata la signora, alzo le mani. Sei bravo, Valterino. Sì, che fai, una minaccia? Lui è il mio capitano, tutto gli è consentito, la signora Titti, che è la moglie del signor Malfitano, che è un mio grande amico, e quindi sono contento che questo sia un regalo della moglie. Ciccio, dimmi, tua moglie l'ha regalato? Perché abbraccio Graziani? È geloso Marino, è geloso Marino. Se vuoi vengo anche da te, no, abbraccio, no, anche te. No, è perché sai cosa? Parlava di moglie e abbracciato. Stavo parlando della moglie. Qui si parla di Camille Gao, tu abbracci Graziani, dovevo arrivare? No, tranquillo. Marino, tra poco noi torniamo dai fuori corso, prima però torno serio, perché tu hai fatto cenno a quanto è accaduto a Genova martedì in Italia-Serbia. È una brutta pagina del calcio, addirittura la Serbia chiede di rigiocare la partita. Beh, sarebbe il massimo. È stata una grande sconfitta per tutti, è stata una grande sconfitta per noi che amiamo e crediamo nel calcio, è stata una grande sconfitta per i calciatori che avevano diritto di disputare quella partita. È stata una grande sconfitta per gli spettatori sani e soprattutto per quei bambini che erano andati con tanto entusiasmo allo stadio. Vero. E che sono tornati così tristi a casa, mano nella mano con gli uno genitori. Non so quando torneranno a uno stadio quei bambini. Io fossi la UEFA, scusa Marino, io la farei rigiocare la partita. Perché Ciccio? Perché la Federazione Serba non ha nulla da rimproverarsi, non ha colpe. Non hanno colpi i giocatori serbi che non l'hanno giocata. Sta di fatto che per 150 imbecilli, deficienti, dei somari, noi la Federazione Serba verrà squalificata, i calciatori verranno squalificati dalle competizioni europee, e questo a vantaggio di chi? Di 150 delinquenti. Sarebbe stupendo se questa partita la potessero davvero rigiocare, sarebbe una vittoria per il calcio, mentre invece così è una sconfitta. Allora, oggi era attesa dall'UEFA una decisione, se non erro. Diego De Luca, cosa hanno deciso? C'è la decisione perché la commissione disciplinare dell'UEFA ha stabilito che questa decisione avverrà soltanto venerdì 29 ottobre, non tra l'altro giovedì 28. La stessa UEFA poi ha precisato che non sono previste organizzazioni tra le parti, ossia fra Federazione Italiana Gioco Calcio e Federazione Serba, per discutere dell'argomento. Decisione dunque della commissione disciplinare dell'UEFA rimandata al prossimo 29 ottobre. Grazie a Diego De Luca per ora. Grazie Marica, Diego. E allora vediamoci questa bella puntata del calcio sui maccheroni. Fuori corso. Il fuori corso, eccoli qua. Posto a casa sono già stanno e poi su vogliono saranno bambacioni, ci facciamo i scherzi, dai, ci divertiamo. A proposito di scherzi, hai messo l'olio per le scale così questo quando sale? Si spacca la gamba. Bravo, oh, hai messo la farina sopra la porta così quando era la porta? Si fa una chiave. Hai messo l'olio in la farina? Ah. No, tu lo sai quando faccio i servizi e faccio buco. Però siamo a fare scherzi, non è stata questa faccia appesa. Ma non me, noi a Catania dovevamo vincere. Ah. Era un'iniezione di fiducia pure per la partita del Milan e Liverpool, no? Sarebbe stata una bella iniezione sotto Catania, anziché sotto Cutania, sotto Catania. Non ha spiegato, non ha già, comunque. Comunque non ha vinto pure perché i guaglioni erano stanchi. Erano stanchi, hanno fatto? Cosa hanno fatto? In settimana hanno avuto un impegno, un'importante piazza nazionale. Hanno avuto un impegno a Piazza Nazionale? Sì, hanno avuto un impegno a Piazza Nazionale. Che hanno fatto per casa? Poi sono sotto la scelta a Via Nazionale, poi sono chiuso tutto quando a Via Poggio Reale e sono arrivato a Campo Santo. Il ciò pare una tanta morte. Bravo. Ma pure campagnare, mamma. Campagnare, pure ha avuto il suo impegno, scusami. Ma perché non è stata convocata per Nazionale? Sì, però è chiuso a tua mamma. In Argentina? Sì. Ma come campagnare a tua mamma? Perché un campagnare non ti ascolta la mamma. Che sei come prima. Che sei bella proprio, dai. Tutto il ringraziamento va a Cavani. Solo a Cavani, con tutta ha avuto la partita nazionale, comunque ha segnato e ha giocato bene. Beh, bravo, Cavani fa impressione. Ah, vicina, sai, mamma.
No, fa impressione per quando gioca bene, poi è uno che costruisce molto, costruisce talmente tanto che non è un capocannoniere. È un capocannoniere. Bravo, poi quando ha fatto la checca si è venuto un pallone sotto la maglia. Pare vincente, pare vincente. Oh, papà, tu già sei brutto così, fai pure la panza a che poi pare vincente, che capillo lungo, si è avvicinato a Cannavale, la prima cosa che hai detto. Un creatore un nome. Infatti. Ti è arrivato il ragazzo? No, ancora no. Non l'hai sentito, no? Ma sembra guardarsi trasmissione sportiva, ma tirati su! Ma che tirati su? Dovevamo vincere ai Raccatani! Nascia miseria! Sì, ma sarà successo qualcosa, ci sarà stato un trattamento tra le grandi per non far vincere un Napoli. Sotto il Catania c'era il trucco. No, vedi su, vedi su qua, prima mascata. Ci ho fatto lo sportivo. Ma che significa? La palla inattiva è quando uno. Ma che stai guardando? No, nel senso, una cosa sessuale difficile da spiegare. Con questo guaglione che non serve, sta preoccupando. Guarda adesso un buon guaglione, cioè, è uno che si mette a disposizione. Serve un servo. Sì, Danny. Ma tu ci vai dai. Oh, ma tirati su. Ma come fai? Ti ho quadrato la bulletta. Ehi. E pensate da voi. Ci pensate da voi, ma mezzo lo napolo. Ti ho detto un sacco di volte che non devi sperperare i soldi. Ah, quando mai, ma non fu lo stesso Moser che salì sul Monte Sinai. E su Gaia Bulletta, mettete uno a Gerusalemme. Oroi a Nazareth. Il Gesù Cristo Signore, portate la Bulletta. Buongiorno. Ma che è la roba? Sono squame. No, no, no. Tatuaggio. Hai visto che è più cool? Mamma mia, è proprio un quanto riguarda gli scherzi. È stato lui? Sì. Lui ha messo la farina, l'uovo, l'acqua, l'olio. Ma perché voleva preparare Luca Satiella per benvenuto? Certo, si è saputo prima che portavano qui un capocola. Ma non è quando è? I nostri fuori corso.